Napoli Immacolata, per noi è un giorno importantissimo perché abbiamo in diretta Pasqualino Maione da un'edizione di Amici di qualche anno fa, un bravo artista, come dicevo prima, che continua il suo percorso artistico, non solo propone uno spettacolo suo, ma sta scrivendo anche canzoni sue che molto presto entreranno a far parte di un disco. Quando hai previsto più o meno di venire fuori con questo CD? Ah, l'anno nuovo, non so ancora, forse febbraio, fine gennaio, febbraio. Pasqualino, ti dico prima, non mi fare l'EP, l'EP è un pacco, l'EP, per chi non lo sapesse, l'EP è un disco tipo 4 canzoni e poi due fate pure le cover e uno va a comprare l'EP e trova, insomma, una bella... Non lo so, in realtà non so ancora come vogliono... EP, se gli metti l'accento vuol dire proprio è pacco. Non so in realtà i discografici cosa hanno intenzione di fare, però opterò per non fare un EP, va bene, ma un disco. Senti, Pasquali, ma tra i maestri di Amici, qual è secondo te quello bravo, quello che veramente può aiutare un artista a crescere? Per esempio, la Di Michele, tu la vedi una, la Di Michele, una che possa, che ne so io? Io Jurman, forse. Jurman, assolutamente solo Jurman, credo che è vesticchio a parte. Concordi? Concordo, anche se non condividevo molto le sue tecniche, infatti non andavo molto d'accordo con lui. Ah, con Jurman non ci andavi d'accordo? No, non andavo d'accordo. Non mi ricordo, io guardavo solo Cassandra. Ti pareva. No, però, cioè, non posso dire che non era bravo, anzi era... Però non condividevo le sue tecniche. Sì, l'ho sentito anche cantare, perché una volta mia moglie si è scaricata tutte le canzoni interpretate da Jurman, pure delle canzoni sue. Sai che quando canti uno bravo? Mi ricordo un po' il primo Stevie Wonder, veramente lui canta con sta cosa tutta nera, tutta... Sì, tutto i passaggi. Molto Alex Baroni anche lui. Sì, molto Alex, sì, Baroni. Vero. È vero. Quindi diciamo che Jurman è uno bravo, quello che invece non desipila proprio... Che... Non si dice, dai. Vessiccio com'è, Vessiccio? Io lo vedo un simpatico, c'aveva cioè la fascia simpatica, non lo so. Adesso Vessiccio però per esempio a Natale, adesso in questo periodo può tornare utile anche con l'abito rosso. Babbo Vessiccio. Ma in realtà è molto simpatico lui, ma bella persona Vessiccio. Sai che Vessiccio è innamorato delle scarpe, la sai sta cosa? Lui è uno che... Nel senso che è feticista? No, quale feticista? Vessiccio veramente è un grande acquirente, è uno che ama proprio le scarpe. Lui compra solo scarpe poi cucite a mano, ne capisce, uno che ha raccontato in diverse occasioni che lui è uno che c'ha tipo 1000 paia di scarpe. Addirittura, non sapevo che avesse queste velleità particolari. Infatti qualcuno che è andato a fare il provino con lui e non l'ha scelto, ci fa buttare fatica. Chi ha fatto le scarpe, Vessiccio? Fatemi cantare questo artista, Pasqualino Maione, poi dopo l'esibizione ricordiamo ancora una volta come fare per votare la canzone che lui ha presentato a Sanremo Giovani. Piglia il microfono, maestro, faccia il suo dovere, metta le mani sulla tastiera che un giorno suonerò io e quindi per quel giorno lei si ritenga anche licenziato in pieno. Le Gianluca Manzieri Show, alle 5.31 in rigorosa diretta, ancora una volta per coloro che si fossero posti da poco, ancora una volta la grande voce di Pasqualino Maione, in una canzone bellissima, Imagine.
morte di John Lennon, quindi questo pezzo ci stava proprio a pennello. Non dica a me che sono stato a sentire la messa. Grande pezzo, grande. Allora, ricordiamo, Pasqualino Maione ha presentato una canzone a Sanremo Giovani. Come fare per aiutare questo grande artista, questo bravo artista, come si fa? Allora, andate sulla mia pagina ufficiale di Facebook, Pasqualino Pacchi Maione, c'è un link, cliccateci sopra, si apre il sito della Rai dove potete ascoltare il brano. Dopo averlo ascoltato, cliccate su Mi piace. Perfetto, allora io penso che sei bravissimo, arrivano tanti complimenti, sei bravissimo, Pacchi, sei tutti noi. Noemi, ti scrive Pacchi, chi è Noemi? Dov'è? Noemi da Salerno, su. Pacchi, sei tutti noi, saranno. Noemi sarà una fan di Salerno. Federica da Battaglia. Sì, lei la conosco, una grandissima affezionata fan. Ho preso una partenza, una grandissima storia di cosa. Infatti saluto tutto il fan club delle Pachite. Si chiamano così. Senti, quel il fan club di Marco Carta, come si chiamavano? Gattine? Gattine, sì. C'erano anche quelle corte e quelle lunghe. Quelle che seguono Vasco Rossi, come si chiamano? Le rosse. Le rosse. Le maschine. Poi le confondi con le sigarette. Le rosse. Allora, aiutiamo sto ragazzo che è bravo, aiutiamo tra virgolette, cioè se possiamo mandiamo quelli bravi avanti. Sapete che sono. Sai che io canto sempre fuori dal coro, perché io dico sempre in Italia non c'è più meritocrazia, quelli bravi purtroppo c'è poco spazio. Pasqualino è uno bravo, andate dove va detto sul sito, sulla roba, ripetiamola ancora, cliccate sulla canzone, vediamo se riusciamo ad aiutare Pasqualino a partecipare a Sanremo, perché poi Sanremo alla fine niente, però è un'altra vetrina, è una grande vetrina per quelli che vogliono girare con lo spettacolo, per quelli che hanno bisogno di fare questo per vivere, perché poi noi si vive di spettacolo. Di live, Pasquali, però se vai a Sanremo poi dopo mi devi ritornare il favore. No, ovviamente. Devi ritornare il favore, io ho un'idea, tu ti canti il tuo pezzo, ti canti il tuo pezzo, quello serio, quello bello, che ti becchi pure la stand innovation, cioè tanto proprio nel vuoto, prima che ti avvicini al presentatore, chi tu presenta l'anno prossimo? Morandi, prima che ti avvicini a Morandi, proprio nel silenzio sotto, Gianluca Manzieri è grande! Pasqualino, ti facciamo tutti gli in bocca al lupo, vuoi ricordare ancora qualcosa che non abbiamo, che ne so, puoi dire qualcosa che non abbiamo detto ancora? No, volevo ringraziare innanzitutto te per avermi invitato, e poi niente, ricordiamo ancora il fatto della canzone, andate sulla mia pagina ufficiale, Pasqualino Pacchi Maione, e niente, cliccate sul link, ascoltate la canzone, spero vi piaccia, si chiama Ricorderai Me. Ricorderai Me, la canzone che lui ha presentato a Sanremo Giovani, ci auguriamo che tu rientri tra questi ragazzi che porteranno la loro arte a Sanremo. E niente, Pasquali, ti auguriamo intanto buon Natale. Come sarà il tuo Natale? Penso all'insegno della tradizione. La tradizione a casa, con i genitori, i parenti, i nipotini, Zambona. Che palle, per Natale. E vabbè, un po' tutti così, che dobbiamo. Dai, Natale è bello per quello, però dai. Prima parlavamo dell'albero, adesso in diretta, perché poi lo diciamo dopo quando se ne va ed è brutto, e Marco Carta è più bravo. Bene, bene, lo sapevo, era troppo bello per essere vero, già lui. Ti scherzo. Un bacio a Pasqualino Maione, torniamo tra poco.